Buongiorno fanciulli e buongiorno fanciulle. Cosa lo affascina di te o cosa la affascina di te? Perfetto. Allora, questo messaggio lo divideremo in due parti. La prima parte è dedicata alla descrizione di quegli aspetti che possono appartenere alla tua persona e quindi sarà utile anche per comprendere se il messaggio effettivamente è rivolto a te. E la seconda parte invece per capire i sentimenti, se questi sentimenti provati da lui o da lei spingeranno lui o lei a una qualche azione verso di te. Inoltre, voi lo sapete che ha validità dal momento in cui lo ascoltate, non scade, vale oggi come fra 10 anni, quindi a volte quando mi vengono chieste delle domande urgenti con video già presenti in playlist, io li riporto in home page, perché ovviamente li faccio risalire nella graduatoria, li rendo visibili così chi ha urgenza intanto può ascoltare quel video, in quanto non lo ha trovato nella playlist. Visto che ci sono più di 1000 video, posso capire che sia un po' complicato. E per il resto, qui sotto trovate i miei estremi se mi volete contattare. Io direi di cominciare, concentratevi, visualizzate il volto della persona che vi interessa, o meglio ancora, sprofondate nella sensazione, piacevole o spiacevole, ma comunque sensazione legata a questa persona che lui evoca in voi ogni qualvolta il vostro pensiero è rivolto proprio a Tizio o Tizia. Cosa lo affascina di te? Beh, allora, innanzitutto sei una persona importante. O lo sei per lui o lo sei in generale. Può anche trattarsi di una dinamica in cui abbiamo il datore di lavoro e la persona che lavora per lui, o viceversa. Qui c'è comunque un gioco di ruoli per cui uno dei due ha una posizione di potere e questa tensione è un qualcosa che a lui piace e potrebbe piacere anche a livello proprio di fantasie intime, a livello profondo, anche a livello spirituale. Quindi c'è questa leggera differenza, oppure percepisce in te un carisma così forte da metterlo un po' in soggezione. Allo stesso tempo però non ha paura di te, perché questa energia che emani, il ruolo che hai, non è il ruolo di qualcuno che vuole giudicare. Ma neanche valutare in fondo non sei tu che vai verso e ti esprimi, anzi sei piuttosto criptica, criptico, difficile da decifrare. Parli poco e sei ieratica o ieratico nei movimenti che appunto non ci sono perché sei ieratico, nella misura in cui sei solenne, ecco, hai anche un passo, un portamento, un qualcosa di solenne e lo incuriosisci, lo attiri e solitamente è il pellegrino che va, no, in udienza, non il contrario. Poi ripeto, potresti anche essere una persona che si trova in una posizione sociale elevata, anche un benestante o comunque questa è l'energia che emani, è quello che vedono i suoi occhi. Di te cosa ama? Che fuggi il conflitto non perché stai disertando o puoi disertare, ma proprio perché non ti appartiene. Abbiamo, mi verrebbe da dire, un operatore, un'operatrice di pace. Sei una persona piuttosto pacifica, una persona che cerca il dialogo, anche la mediazione, e che la propone anche agli altri. Puoi essere veramente un ottimo tramite nelle situazioni un po' complesse tra persone che si trovano a battibeccare. Tendi a eliminare la causa delle difficoltà e quindi a risolvere i problemi. Questo vale anche sul posto di lavoro. Magari non è che ti vai proprio a cercare i problemi altrui per doverli necessariamente risolvere, ma se ti ci trovi dentro, ecco, la tua funzione è piuttosto questa. Ora, che cosa è successo tra di voi? Perché questa persona è rimasta affascinata da questa tua inclinazione alla mediazione, alla pace, alla quiete? Poche parole, ma quelle che dici sono parole, no? Molto sagge. Sei una persona, ripeto, di valore. Quindi se non hai proprio una buona eredità di partenza, a livello proprio concreto, intendo soldi, averi, case, aziende, la tua è un'eredità a livello animico, però sei una persona di valore, sei una persona che investe sugli altri e sulla quale vale la pena investire, sei una persona affidabile, sei una persona che non ha debiti e a livello karmico quindi sembra quasi che tu sia una persona talmente pacifica da non generare delle situazioni che possono un domani
legarti a qualcuno che deve o pretende. Sei sfuggente, sei misterioso, sei misteriosa. Porti comunque buone notizie quando ti presenti nella vita degli altri, cioè quando compari tu arriva sempre qualche buon proposito. Sei sempre la prima a dare o il primo a dare per poi magari ricevere a tua volta. Eppure sei sempre un passo avanti, se una volta dai, una volta prendi, poi dai nuovamente tu e magari se si interrompe la catena del dare e del prendere, tu resti dalla parte del dare, sei quella che ha dato una volta in più. Quindi e dai anche credito. Comunque sei una persona che lo incuriosisce e appare anche un pochino strano o strana agli occhi di questa persona, di questo individuo. Comunque lo hai affascinato. Ci sono dei modi gentili nel tuo carattere, nei tuoi atteggiamenti che lui osserva e che tende a ricambiare. Diciamo che nel guardare il tuo modo di approcciare la vita, al di là del clacson che viene da fuori, beh, lui dentro di sé pensa: beh, non mi dispiacerebbe vivere così, anche io lo farei. Ecco, se potessi, fossi libero, libera, anche io mi comporterei così. Ti vede come un esempio. Ecco, questo potremmo dire, sì. Se dovesse esprimersi prima ancora di parlare di passione o sentimento, ti guarda, ti osserva, ti ammira. E ti prende come esempio, sei contagiosa in positivo, fai venire voglia di fare quello che fai, anche perché è rassicurante vederti in azione, quindi viene voglia di farlo in quanto c'è quasi la certezza matematica di riuscire, cioè se ce la fai tu hai già aperto una strada, una via, io ti seguo. Quindi sei una di quelle persone che viene scelta dagli altri e seguita. Potresti essere un esempio, un leader. Comunque ha un carattere carismatico e una buona leadership. Vediamo quindi se c'è qualcosa a livello di sentimento, al di là di quanto abbiamo detto fino ad ora. Beh, sì, ma questa è una persona che ti vuole vedere, ti vuole frequentare, ti vuole conoscere. Il pontifex, il ponte, la via di comunicazione, congiungere queste due persone che sembrano quasi due colonne portanti per l'appunto di un qualcosa che adesso è ancora separato, si comunica non del tutto, si intuisce, c'è voglia di affetto, di contatto, comunque un sentimento delicato e nasce come sentimento delicato prima ancora di una passione, c'è questo perdersi occhi negli occhi, c'è il desiderio di questo sguardo che forse viene anche fuggito. A volte, però fatto sta che questa persona riconosce in te qualcosa che vorrebbe fare ed essere, quindi in parte potremmo dire che si specchia in te o vorrebbe, ma nel desiderio di voler ricalcare il tuo carattere, i tuoi atteggiamenti, l'energia che emani, diciamo che se lo può pensare, lo può immaginare sulla sua persona, in fondo forse, scusate, ma il vetro proprio adesso, grazie, qui fuori fanno sempre un gran casino, forse queste cose effettivamente le possiede anche lui e si stanno risvegliando proprio osservandoti. Sei contagiosa, ripeto, in positivo sei contagiosa e comunque portato anche con il tuo semplice entrare e uscire dalla vita di questa persona perché sembreresti non qualcosa di passaggio, hai portato una luce, hai risvegliato qualcosa, hai indicato un cammino, hai fatto venire voglia a questa persona di muoversi, di evolvere, di fare, di crescere, di crederci. E c'è proprio il desiderio quasi di tornare a casa, nel vederti, nel frequentarti, nel cercarti, c'è proprio questa sensazione, qualcosa di familiare, come un riconoscersi, ognuno per la sua strada, ci incrociamo per sbaglio in piazza in una città sconosciuta, eppure io ti guardo, ma perché ti sto guardando? Perché mi sembri familiare. Vediamo se ci sarà qualcosa tra voi, se ci sarà un'evoluzione, se verrà fuori un qualcosa fra queste due persone. Al momento c'è il desiderio di avvicinarti e non è facile. Lui è già pronto, ti vuole raggiungere, però ci sono degli ostacoli o comunque dei contrattempi, fattori proprio pratici, tecnici, distanza, impossibilità di muoversi. C'è qualcosa che rallenta di tanto l'incontro, la possibilità di viversi e frequentarsi, ma la volontà c'è. Non è semplice, non dipende da lui. Se fosse totalmente libero di agire e muoversi, ti avrebbe già raggiunta. Non è lui che porta il carro, lui è portato dal carro, quindi il carro di per sé, questa contrapposizione
dizione non interna ma ad esterna, quindi vuol dire che a livello proprio pratico ci sono delle questioni che deve risolvere e ancora non sono risolte. Ecco ciò che rappresenta il traffico, l'ingorgo, l'intoppo prima di poter giungere verso di te. Ma ripeto, il desiderio, l'intenzione, se c'è anche l'entusiasmo di farlo. Vediamo se riuscirete poi effettivamente con il tempo ad accorciare le distanze. Beh, lo slancio interiore, ripeto, è un qualcosa che gli fa apparire possibile ciò che nell'oggi possibile non è, perché basti pensare che sotto il suo piede praticamente la strada è finita, un passo in più e si può cadere nel baratro. Anche se questa persona in questo momento, secondo me, si getterebbe proprio così, senza pensarci due volte. Vi dona qualcosa di puro, vi dona qualcosa che sta nascendo, che sta sbocciando. Vi dona una sorta di presentimento di primavera, quindi proprio la volontà di fare qualcosa con voi che deve ancora iniziare. Cioè, questo qualcosa si sta risvegliando con i raggi del sole, piano piano si sta distendendo dentro di lui, fuori di lui, prende spazio. C'è molta creatività perché comunque il matto è persona fuori dello spazio-tempo, è persona che trova soluzioni lì dove altri le strade veramente non le vedono, magari lo si può considerare folle proprio per questo, guarda cosa sta facendo, quella cosa non sta né in cielo né in terra, lui è a metà via, riesce a vedere proprio la via nel mezzo, a volte è il più saggio di tutti, essendo no, poi nel mezzo racchiusa la verità delle cose, come direbbe Aristotele, il giusto è sempre nel mezzo, come agli estremi, no? Del corpo di un uccello, le ali devono battere e muovere l'aria, al centro però, nel mezzo, il corpo è perfettamente stabile e fermo, quindi agli estremi ci sono un po' questi alti e bassi, all'estremità, ma al centro, nel mezzo, c'è sempre una fermezza tale che fa sì che le cose possano andare nella direzione giusta. Allora, però questa persona ha da risolvere alcune questioni, alcune polemiche, alcune situazioni rimaste in sospeso del passato che spesso vengono affrontate con il litigio, cosa che con voi non gli viene proprio in mente, non passa neanche per l'anticamera del cervello di questo individuo, invece ha delle situazioni intorno a sé che sono piuttosto situazioni ingarbugliate e fonte di polemica, ma lui vuole chiudere, vuole risolvere, cioè se farà un passo indietro rispetto a voi e per tornare finalmente in pace da voi, annunciando che può andare avanti perché ha chiuso i conti con il passato e il vostro sole, la vostra alba, fra queste due colonne c'è il ponte, il pontifex, proprio tra le due colonne che si vedono in fondo, che sembrano due solitudini, in realtà sono due colonne portanti di qualcosa che sta per passare a miglior vita. Eh sì. Allora, ragazzi, adesso vediamo un attimo anche con le carte di Osho a livello animico se c'è qualche altra cosa utile da sapere. Però questa persona vi ha riconosciute e pensa di conoscervi da molto tempo. Ovviamente non da questa incarnazione, forse non se lo sa neanche spiegare. Ciò che avete risvegliato in lui è la concretezza nell'agire, perché poi questa è una persona che evidentemente ha tante risorse dentro di sé, che aveva messo un po' in un angolo perché non aveva trovato o non ha trovato fino ad ora un terreno fertile. Voi siete giunte come terreno fertile, infatti ciò che avete risvegliato è questa fioritura, tutti questi fiori che vi vuole donare sono come una sorta di testimonianza di ciò che avete mosso dentro di lui. Io vengo da te e ti copro di fiori, ti sto coprendo di fiori perché in realtà questi fiori, sì, forse il seme lo avevo io, ma sei tu la terra che li ha risvegliati. Quindi questa primavera è davvero figlia, figlio di questi due spiriti che sono molto affini. E probabilmente quello che passa nella testa di questo uomo non è stato esplicitato, quindi voi potete intuire qualcosa, ma non tutto. Abbiamo detto che gli ostacoli ci sono, andranno affrontati, però pare che lui voglia effettivamente affrontarli in un modo o in un altro. E sembra dalle carte che il suo tornare, quando potrà effettivamente muoversi, conciliando i due opposti, uno che va a destra, uno che va a sinistra, e poi una volta che tutti e due si sono dati, una questione si chiude, una si apre, appunto opposti complementari, e il suo giungere, arrivare, tornare sembrerebbe un arrivare per costruire, per rimanere. Ora, vediamo un attimo a livello profondo e animico che cosa vogliono dirci le carte. Comunque di voi lo affascina tutto ciò che abbiamo detto all'inizio di questa breve stesura. E a livello profondo, che cos'è che lo attira? Che cos'è che lo ha fatto innamorare o semplicemente che cos'è che lo ha colpito di voi?
magari è un qualcosa che ancora, guardate qui, non realizza. Nuovamente, proprio questo slancio, lo vedete di nuovo il nostro matto di tarocchi che questa volta non si ferma, assolutamente, proprio si getta a capofitto. Non mi interessa nulla, io la voglio tentare questa cosa, io la voglio vivere. Forse è anche l'unica cosa che faccio da adesso in poi, io lo devo fare con questo mazzo di fiori sempre bianchi, se osservate, che tende verso di voi. Gli avete dato una prospettiva alta, una prospettiva che lo porta comunque a salire rispetto a tutto ciò che può aver vissuto fino ad ora. Lo avete alleggerito dal peso di qualcosa che nella vita, in passato, lo deve aver fatto cadere per davvero, ma in maniera rovinosa. Qui è come se vi dicesse, ma ho inciampato tante volte, sono caduto talmente tante volte, cosa vuoi che sia adesso? Almeno adesso sono felice. Cioè con te sono disposta a fare un qualcosa che ho già vissuto con altri, con altre, tante volte, che non mi ha dato gioia. Ma se mi sono impegnato con una persona che non mi ha dato gioia, figuriamoci se non lo faccio con te. Sembra quasi una maschera, un arlecchino, però è più la gioia di questo carnevale che si sveglia, anche forse il fatto che si tratta e si tratterà di un rapporto da dover nascondere, non nascondere, non si sta esprimendo nell'immediato. Comunque sono delle energie molto positive. Eh sì, e anche voi lo percepite, anche voi lo sentite, come i corpi sottili la connessione è costante. Dal primo momento in cui i vostri sguardi si sono incrociati, avete cominciato proprio a dialogare con la mente, c'è telepatia e c'è attesa da parte vostra. È un'attesa che non vuole cedere all'entusiasmo di credere in ciò che percepisce per non rimanerci male dopo, e quindi è più l'atteggiamento di chi dice vabbè, ok, sto sognando, non sarà mai realtà. D'altronde una sognatrice o un folle possono solo che realizzare paradiso in terra, che forse non è concesso a tutti e a tutte. Fatto sta che quell'abbraccio tra di voi, al di là della concretizzazione materiale dello stesso, già c'è, è costante e credo che vi sottragga molto sonno, o quantomeno quando sognate la vostra mente è quasi sempre focalizzata sulla stessa situazione. Cosa riuscirete a realizzare davvero, visto che tutto questo meccanismo ormai si è messo in atto? Lui ce la farà. Io ve lo auguro, una cosa è certa, se non dovessi riuscire, perché voi siete migliaia e non vale sicuramente per tutte e tutti, non è colpa sua. Lui lo vuole fare, lui sta sfidando gli dèi come, no, come il nostro Prometeo. E lui vuole romperla la catena del karma con questa persona del passato. Si guarda alle spalle, inizia già a muoversi in maniera anche un po', diciamo, poco chiara per questa persona. Questo entusiasmo che lo trasforma da matto a imperatore, e il matto lo sappiamo è lo 0, ma è anche il 22, la semplificazione del 22, 2 più 2 comunque è un 4. Questa è la premessa, il carburante di un effetto che è una libertà pretesa. Cioè, se lui non riesce, i suoi giorni li passerà e gli finirà nel cercare di strappare la catena, ma non demorderà, perché ormai lui vuole venire da voi. Quindi è sincero, magari non ve lo dice, magari non ve lo dirà mai, proprio perché fino a quando questa cosa non darà risultato sarà impossibile per lui farvi qualsiasi forma di promessa, e quindi non vi può promettere niente, ma nel cuore veramente l'intenzione, ciò che lo sta muovendo è solo questo: fuggire, fuggire, fuggire. Io devo evadere dalla vita che ho fatto e che sto facendo, io voglio ricominciare da zero, dal matto. Questo è un cerchio che si chiude, un serpente che si morde, no, la coda. Voglio ripartire da zero, voglio ripartire proprio da questo amore che mi sta infuocando. Allora, ripeto, questione di tempo, e per alcune non sarà facile vivere questa storia, non si capisce chi rincorre chi. Abbiamo una carta che ci parla della papessa, una connessione animica pazzesca, una telepatia ancora più forte. Siete proprio speculari e nel rincorrervi non si capisce se vi state cercando, fuggendo, una situazione circolare che nell'oggi non porta ancora risultato. Potreste essere anche anime gemelle nella rappresentazione romana. La scrittura del numero 2, abbiamo comunque due percorsi paralleli, identici, che si specchiano come le due colonne di prima e come le due persone che si incontrano. Quindi qui ci sono delle energie pazzesche, una fedeltà di fondo, i due cagnolini nella carta del 10 di denari. Quindi io vi auguro veramente di riuscire, perché oramai è anche sofferenza tentare non farcela. Quindi fatemi sapere, fanciulle, se questa stesura risuona con la vostra situazione. Io vi mando un bacio e a domani!